time of hardship and noble deeds, a time of faith and war, a time of sword and sorcery, and zombies. Lots and lots of zombies. Zombicide Black Plague brings the relentless zombie-killing fun of Zombicide to a whole new fantasy setting. Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ben ritrovati sul mio canale, e oggi il gioco che andremo a recensire e descrivere, partendo ovviamente dall'unboxing, sarà Zombicide, nella sua versione medievale fantasy Black Plague. Il gioco è della Guillotine Games e edito da Asmodee. Il gioco è da 1 a 6 giocatori, da 14 anni in su, la durata media, ve la assicuro avendolo giocato, della partita è di un'ora e il contenuto della scatola è molto corposo per la cifra, insomma per il prezzo che costa, perché abbiamo 71 miniature di cui 6 sopravvissuti, poi vari deambulanti e tutto il resto degli zombie che compongono l'offerta. Il gioco è un cooperativo al 100%. Zombicide non è un gioco tipo Battlestar Galactica dove si inizia a cooperare e poi dopo ci si scontra l'un l'altro, o un gioco di stealth come la cosa. Zombicide è unicamente un gioco cooperativo contro le regole del gioco, che poi andremo a vedere, che è un'apocalisse zombie ambientata in un medioevo fantasy. Come vedete, dentro la scatola c'è una seconda scatola, sempre con il logo di Zombicide, Black Plague, e questa scatola di colore bianco la tiriamo fuori ed è la scatola che contiene, penso, le miniature. La apriamo e sì, come volevasi dimostrare, ecco qua tutto quanto diviso, le miniature, tra l'altro ce ne sono anche sotto, che ci sono all'interno, che comprendono tutti quanti gli zombie, quindi le forze a noi avverse che dovremo andare a sfidare in questo gioco, ribadisco, al 100% cooperativo, gli eroi che ci sono nella scatola base, ma nella prima espansione ne troveremo anche altri, i dadi da gioco, che sono semplici dadi da 6, più altre cose, altri segnalini che vi faremo vedere nel corso di un piccolissimo gameplay per farvi vedere un po' com'è anche il tabellone tutto quanto disposto, le carte equipaggiamento, quindi carte con valori d'attacco, valori di danno e soprattutto valore anche di sfondamento delle porte, altra cosa che poi vi faremo vedere, i tabelloni, guardate bellini anche queste cose qui, questi sono veramente ganzi perché hanno anche il logo di Zombicide al centro, e questi servono per tenere conto appunto di un po' i turni che passano, degli spostamenti degli zombie, di altre cose, e poi per farvi vedere qualche miniatura prendo le due più belle, guardate, un eroe, questa è la miniatura di un eroe del gioco, un barbaro che combatte con due spade, guardate bello anche la cura che hanno avuto per i dettagli, per quanto sia una semplice miniatura di plastica, ma è veramente uno spettacolo. E poi la miniatura di uno zombie ovviamente da battaglia, uno di quelli più grossi che quando arrivano in gioco vuol dire che è arrivato il momento di scappare, e vedete anche questa, la cura per i dettagli che hanno avuto, ed è veramente qualcosa di spettacolare, sono bellissime, e uno già vedendole così grigie tirate fuori dalla scatola se le immagina come possono essere colorate. Questa è una visione del tavolo da gioco nella prima mappa tutorial del pacchetto di Zombicide Black Plague, pacchetto di base che comprende 10 missioni. Questa è la missione di base, un'introduzione, vedete una mappa molto piccola, addirittura con due tile, mappe più grandi arrivano anche a 3, 4, a volte anche 6. Questa è una mappa piccola con due tile che, andando a descrivere velocemente, ci sono gli eroi che vedete qua giù in fondo, ognuno con una base colorata in maniera differente anche per riconoscerli più facilmente. Cazzate, detto sinceramente, però l'hanno pensata bene, così li riconosce anche più velocemente tramite colori, soprattutto se non sono dipinte. Gli zombie che ci sono di partenza, che comprendono la missione di base, un deambulante, il classico walker di The Walking Dead, il vagante, un grassone, questo qui, che è uno zombie più forte rispetto agli altri, che potrà essere ucciso solo con armi che fanno almeno due danni, e poi un runner, un corridore, che è uno zombie esattamente come l'altro, solo che si muove più velocemente correndo e quindi invece di fare un'azione a turno ne fa due. Facciamo poi una panoramica su altri elementi scenici del tavolo, ci sono le entrate degli zombie, luogo di generazione degli zombie nel loro turno, gli obiettivi segnati da una X di colore rosso o di altri colori a seconda della missione, in queste sono rosso, che bisogna prendere
e ogni obiettivo dà 5 punti esperienza sulla scheda del personaggio e ti porteranno a finire la missione, e poi la zona di uscita del dungeon che noi bisogna raggiungere, in questo caso in questa missione con tutti gli eroi, per avere vinta la missione, più due zone cripta. Le zone cripta sono zone particolari dove una volta che il vostro eroe sarà entrato ci sposteremo direttamente nella cripta, che è questa zona qui con le carte sopra, una zona di gioco in cui gli zombie non vengono generati ma comunque potranno accedere. In questa zona di cripta potremo cercare del loot, vedete c'è uno scrigno, prendere il loot della cripta che è un loot più forte rispetto alle altre armi comuni del gioco, per poi uscire dalla cripta da dove siamo entrati e ritrovarsi catapultati direttamente in un'altra stanza. Altre considerazioni da dire: schede dei personaggi, ogni personaggio ha la sua scheda con le sue abilità, un livello di punti esperienza, mettiamolo così, pericolosità, che più, man mano che va avanti il personaggio acquisisce abilità nuove legate al colore appunto del livello che va a raggiungere, il personaggio diventa più forte, ma man mano che il personaggio diventa più forte sono anche più forti gli zombie e i nuovi incontri che andremo a rivelare. E in alto sono, vabbè, segnalini di emergenza nel caso ne servisse più di uno, punti ferita che vanno da 0 a 3 per ogni personaggio, salvo abilità che ovviamente armature, tiri salvezza e quant'altro, in più i livelli che vi dicevo, da un livello 1 a un livello 2, 3 e 4 che è il livello massimo del personaggio. Il livello, per quanto la storia del gioco va avanti missione dopo missione, il livello del personaggio si resetta, però è come un MOBA, come Dota, ogni nuova missione il livello si resetta e si riparte da zero. Scusate se siamo nello stretto e con un'illuminazione di merda, ma stiamo lavorando sul soppalco che abbiamo sopra per fare appunto una stanza anche dedicata a queste cose con un tavolino, quindi per ora scusate, ma è quello che ci passa il convento. Giusto appunto, parlando di convento, la suora con un obiettivo che mia moglie ha appena preso, un obiettivo azzurro sulla mappa, e quindi prendendo l'obiettivo, come vi dicevo, i punti esperienza salgono di 5, quindi 1, 2, 3, 4, 5, perché ha preso un obiettivo dalla missione e sta per passare a livello 2. Come passerà a livello 2 guadagnerà un'abilità nuova, che nel suo caso quella gialla dice più 1 azione. Passando di livello, come ho detto, si generano zombie più potenti. Mia moglie nel suo turno ha deciso di spostarsi per andare a fronteggiare un deambulante che va davanti. Tornando un attimino indietro sulla scheda del personaggio, vediamo che ha due armi con il simbolo ambidestro, quindi due armi che devono essere uguali, assolutamente uguali, quindi due spade corte, non si può mettere una spada lunga e una spada corta, anche lì salvo abilità che lo permettano. Ha messo due spade corte, quindi le consente con una sola azione, perché ogni personaggio ha tre azioni che possono essere suddivise fra muoversi e attaccare, mentre invece cercare un'azione extra. Lei potrà fare con un solo dado azione, potrà fare ben due attacchi, cioè attaccare con due armi. E l'arma cosa dice qua giù, se vedete? Dice la distanza a cui può attaccare, 0, perché è un'arma da corpo a corpo. Il tiro di dado, cioè quanti dadi deve tirare, 1, dadi ovviamente da 6. Poi il risultato che deve ottenere per colpire, ovvero 4 più, e il tipo di ferita che fa, una ferita. Quindi noi prendiamo i dadi, vediamo che ne sarà. Per uccidere questo zombie le basterà fare ha usato un'azione per muoversi sullo zombie, quindi usando un'azione ora ne ha due. Con la prima azione fa due attacchi, uno per arma, e se fa almeno un 4 più il deambulante è morto. Quindi io tiro e faccio un 1, che non è un niente di fatto, ma ho fatto un 4. Quindi il deambulante è stato ferito e tutti i deambulanti, come detto, a parte il grassone che ha due ferite e l'abominio che ne ha tre, il deambulante è morto e viene rimosso dal tavolo di gioco. Quando li rimuovete dal tavolo di gioco lasciateveli sempre vicini, perché piano piano che andrete avanti nell'avventura e che i personaggi passeranno di livello appariranno sempre più zombie, e quindi vi servirà a riprendere anche quelli che sono tra virgolette morti. Come vi avevo detto all'inizio, no? Quando un personaggio passa di livello si va avanti nella barra, no? Si passa da un lato blu, giallo, arancione e rosso, quindi aumentando prende il personaggio un'abilità nuova come la suora N di mia moglie. Però allo stesso tempo, quando verranno girate le carte evento nella fase degli zombie per vedere le zombie che spawnano, non spawneranno più le fasi evento colore blu ma colore giallo. Girando la carta gialla è comparso l'abominio, guardate questo simpatico signore immenso e incazzato nero, e l'abominio è l'unico mostro, l'unico zombie nel gioco che per essere ucciso dovete avere un'arma che fa 3 danni. Quindi un'arma che fa 3 danni nel gioco non esiste, a parte la bottiglietta di fuoco greco,
più la torcia, quindi dovete averle tutte e due perché uno non basta, per tirarla nella zona e dargli fuoco e muore sul colpo, o se no una combinazione letale del mago che, sbloccando la sua abilità, fa un danno in più con le armi, quindi dagli un'arma che fa danno 2 più il suo danno aggiuntivo con l'arma di un incantamento e lo uccidete. Quindi al momento non c'è possibile, questa è la casualità del gioco, è la cosa secondo me più carina, non è, cioè, è possibile uccidere l'abominio, e l'unica cosa che potremo fare è muoverci il più velocemente possibile nel fare gli obiettivi e scappare, perché tanto lui si muove di uno, ma non lo possiamo uccidere. Comunque ragazzi, in conclusione, non è che non vi vogliamo far vedere una partita intera, perché poi sono tante le cose che potrebbero succedere o cose del genere, però bene o male vi abbiamo spiegato come funziona, e fammi una carrellata indietro e si veda un pochino meglio il tavolo. Questo è un gioco cooperativo, è un gioco da fare tutti insieme, è un gioco con delle regole precise. Io non vi voglio fare dei video tutorial, gameplay dove vi spiego tutto, il video dura 1 ora e mezza per spiegarvi tutto. Le regole generali sono bene o male quelle che vi ho detto, vi ho descritto, ovviamente ce ne sono anche altre. Il gioco è veramente molto interessante, poi guardate, noi lo stiamo giocando su un tavolino di merda, però guardate che spettacolo, i raccoglitori con le schede, i segnalini, ragazzi, è una figata, date retta. Per la serie imprevedibilità del gioco, cioè guardate, ora a parte ci siamo salvati perché non ci sono più zombie, il mago si è levato dai coglioni, i nostri personaggi nel loro turno fanno una mossa e vanno via. Però guardate la figata del tavolo, come l'avete vista all'inizio non c'era niente, non c'era un cazzo, guardate come si è riempito. 2 deambulanti, 4 deambulanti, 3 deambulanti, l'abominio qua giù in fondo e qua giù 2 grassoni. Guardate piano piano come si riempie il tavolo. La figata di questo gioco è quando lo vedrete in una prossima missione, quando lo giocherete a casa con i vostri amici, tavolo pieno di zombie che vi stanno arrivando addosso e vi stanno per sbranare. Meno male siamo salvati, vai. Comunque, il parere finale ve lo do abbastanza veloce perché, ripeto, non voglio fare recensioni professionali sul canale, è una cosa che non mi interessa. Cerco di fare un po' l'amico che vi segue nel negozio e vi consiglia un bel gioco, quindi infatti tratterò della maggior parte dei giochi che a me davvero interessano. Cerco di farla anche abbastanza veloce perché pesa sta scatola e a fa sta conclusione qui. Comunque, mi sento di consigliare Zombicide? Assolutamente sì. Gli devo dare un voto, gli darei 8 su 10. È una bellissima idea, un progetto Kickstarter da paura, finanziato bene, un gioco che forse ha un pro e un contro per alcuni, per persone come me che cercano un board game cooperativo, è veloce, con regole molto veloci, è un gioco cooperativo quindi non devi stare lì a guardarti le spalle ma passi una serata, come giocare ad Hero questa, no? Alla fine è una versione di Hero questa, rivista e futuristica. Allo stesso tempo però potrebbe essere una cosa negativa per chi cerca regole più complesse, un tipo di gioco molto più complesso e tattico, forse potrebbe non andare perfettamente, ma va sicuro che per quanto le regole sono semplici, come gioco ha molta profondità. Come prezzo andiamo sull'80 d'euro, che è un prezzo medio-alto, non è tra i più bassi sicuramente, possiamo prendere un Last Friday che si trova anche a 30-40, però ragazzi, 71 miniature, cioè... ci sono gli eroi dentro, i mostri che sono gli zombie, 71 miniature dettagliate fatte da paura, più vabbè le carte, il tabellone, i quadranti, i tile e quant'altro, quindi mi sento di consigliarlo, voto 8 su 10 e assolutamente sì, compratelo, però prova a tenerlo con la mano, con una riserva, è un gioco cooperativo, quindi se lo cercate per fare, siete amanti di Battlestar Galactica, vi piace fare 300 virgolette del PvP da metà a fine gioco, questo non è il gioco che fa per voi. Questo è un gioco cooperativo dove tutti si gioca e si combatte per uno scopo in comune, ovvero quello di salvare la pellaccia. Assolutamente consigliato Zombicide Black Plague, voto più e 8 su 10, assolutamente, compratelo, consigliato. Ciao da Coridan, alla prossima.